Ciao, ciao a Felice di tutti. vederti. Ce Ce l'abbiamo l'abbiamo fatta. fatta. Assolutamente Ciao. sì, ciao. Ce l'abbiamo fatta. Ciao, ciao. Senti, tra l'altro ti faccio subito ridere. Allora, anzitutto, vabbè, ti conoscono tutti perché io pensa che ogni volta che faccio una diretta, siamo arrivati credo alla settima diretta adesso, e dico di cosa volete parlare? Della paleo, della paleo? Vogliamo parlare tutti solo della paleo, quindi sappi che l'ospite proprio d'onore sei tu per noi, Molto quindi bene. anzitutto ti ringrazio per aver accettato l'invito, non solo da parte mia, ma da parte di tutte le persone che ti seguono. Figurami, mi fa E piacere. vedrai che ora di stasera arriveremo oltre 200 visualizzazioni perché è interessantissimo. Mi stanno Sì, è facendo notare vero. che mi muovo troppo, che poi dopo faccio girare la testa. Aspetta che mi fermo perché io ho il mio direttore dall'altra parte. Allora, ti dico, guarda qua, io ho fatto i compiti. Ci sono giusto un po' di domande per te. Un po' di domande. Allora, quello che ti chiedo, ti faccio salutare la Teodora, Amore, qua una ciao. delle tue pazienti più affezionate. Vero? Che lei è veramente l'esempio di quanto la paleo abbia fatto miracoli, poi ne possiamo parlare. Quindi ti lascerei la parola se vuoi spiegare un pochino di che cosa si tratta, perché in realtà tutti quanti mi dicono: ah, la paleo è la BARF. No, esatto. Sono Quindi due questa è diete una delle domande diverse. più ricorrenti, ne sono arrivate 22 di domande sulla differenza paleo-BARF. Allora, dunque, come descrivere la paleo? La paleo è una dieta antinfiammatoria, è una dieta naturale che quindi viene preparata in casa e viene strutturata per ognuno. Quindi si può decidere di farla cotta oppure di farla cruda. Ovviamente le due diete sono diverse, quindi il regime alimentare è paleo dog, nel senso che vengono esclusi tutti gli alimenti che possono provocare un'infiammazione a livello intestinale. Quindi è una dieta fortemente antinfiammatoria. Poi il bilanciamento, le proporzioni, piuttosto che un alimento, piuttosto che l'altro, quello viene valutato caso per caso. Ci sono tanti che Certo. non sopportano alcuni alimenti, altri che ne sopportano invece altri. Esatto, infatti una delle domande che mi facevano è proprio questa: come faccio a capire quali sono i cibi che il mio cane può mangiare e quali no? Allora, in realtà ci vorrebbe una visita veterinaria di base prima di tutto, perché le razze già ti danno la razza del cane piuttosto che le linee di sangue, già ti danno un'indicazione di massima di alcuni cibi che possono essere sopportati, tollerati o non tollerati. Ad esempio, la mia bovara del Bernese digeriva benissimo il salmone e non sopportava assolutamente il merluzzo, quando in realtà sulla carta il merluzzo è molto più digeribile rispetto al salmone. Quindi Questo questa. poi, scusami se ti interrompo, quando mi dicono: ma com'è possibile che tu e mi abbia tre bulldog più o meno della stessa età e hanno tre diete diverse? Perché? Perché ciascuno di loro ovviamente ha esigenze diverse in Perché base sono alle cani tolleranze. diversi, sono cani diversi, Brava. quindi hanno strutture diverse. Io, ad esempio, ho preparato una dieta per un cane e la proprietaria l'ha applicata a quel cane e al figlio di quel cane, quindi in realtà due adulti della stessa razza, certo uno più grande dell'altro, più uno del papà, però effetti completamente differenti. Quindi per il cane per cui l'ho preparata, stupendo. L'altro è ingrassato, non andava bene, infatti poi è tornata, abbiamo ristrutturato la dieta. Il cane era in paleo comunque, quindi una dieta antinfiammatoria, ma per lui non andavano bene le proporzioni, per cui abbiamo Esatto. ricollocato, diciamo così, ce l'abbiamo fatta. Quindi va bene. Bene. Allora, praticamente una cosa che quando mi chiedono: ma la paleo che cos'è? Allora, la paleo in realtà prevede che i cani mangino frutta, verdura, carne, pesce con delle integrazioni che poi andiamo a vedere. Niente carboidrati e niente latticini. Tu dici sempre Allora, una cosa nel tuo libro sui latticini. Quando io ti ho chiesto, ti ricordi, io quando sono venuta la prima volta con la Teodora, lei adorava la ricotta, dico: oh, ma che peccato, alla Teodora la ricotta piace tanto. Dico: ma perché i latticini no? E tu mi hai risposto che mi hai ucciso la storia del lupo e della mucca, la vuoi dire? perché in realtà se un lupo incontra una mucca, la mangia, non è che la munge, No, la quindi munge, questo è il esattamente. Tu concetto. lì mi hai Allora, aperto un mondo. sì. Allora, in realtà la questione è che la dieta paleo si rifà a quello che i cani dovrebbero mangiare, in natura è quello che mangiano. Poi ovviamente i cani e i lupi sono diversi, quindi purtroppo tante diete, tra virgolette, ancestrali, tra cui anche la barfa, ad esempio, si rifanno in genere a quello che mangia il lupo. La questione è che il lupo e il cane hanno il metabolismo di base in comune, ma poi c'è stata l'evoluzione, perché i cani sono stati selezionati dall'uomo e anche i cani non di razza, nella realtà dei fatti, sono un insieme di razze. Quindi non è che sono non di una razza, ma sono più di una razza. Per Chiaro, cui degli bisogna. accoppiamenti. Esatto, bisogna capire che vagamente, perlomeno, come linea generale, che tipo di incroci ci sono all'interno per capire anche che cosa è in grado di digerire di più o di meno.
Ad esempio i bulldog, ad esempio, hanno dei problemi soprattutto di velocità di passaggio nell'intestino. Quindi al di là del tipo dell'alimento è molto importante capire se non hanno anche un rallentamento oppure un aumento della velocità del passaggio del cibo. Quindi lì si decide se dare un cotto, se dare un crudo, se dare alcuni alimenti cotti, altri crudi, viene valutato. Soprattutto perché è molto importante anche la densità dell'alimento, non soltanto il tipo di alimento. Questo per quale motivo la densità? Perché quando ci sono problemi di discinesie, cioè ad esempio l'esofago che non si contrae sempre alla stessa velocità, sempre nella stessa direzione, se un alimento è troppo morbido, quindi ad esempio quasi liquido, tipo una mousse, spesso e volentieri lo vomitano. Perché ci sono proprio una questione di pressione, di dimensioni di recettori e quindi hanno fastidio. Oppure ad esempio i barboncini, soprattutto i barboncini bianchi, hanno più problemi di reflusso. Tantissimo reflusso, quindi in gergo si dice che sono gastritici. Nella realtà dei fatti magari hanno anche un po' di fondo di gastrite, per carità, però spesso e volentieri più che altro sentono il succo gastrico che risale e per loro è proprio un disagio importante da reflusso, quindi sbiascicano di notte, i miei proprietari dicono che pacciolano, perché fanno questo qua è proprio uno dei quello lo faceva solo mia che aveva mega esofago, però vabbè, ovvio, lì avevamo una patologia importante. Infatti in realtà mi è arrivata anche una domanda proprio stamattina di qualcuno con il bulldog che evidentemente ha il mega esofago, che diceva qual è l'alimento, cioè cosa meglio che mangi un cane che ha il mega esofago. Io penso anzitutto un'alimentazione bilanciata, perché vai almeno ad evitare che vengano anche, diciamo, patologie poi che vadano ad associarsi al mega esofago. Abbiamo anche un altro problema. È importantissimo in realtà che, a parte giustamente l'alimento deve essere bilanciato, equilibrato, questo sì. Poi ovviamente se lo chiedi a me che cosa deve mangiare la paleo, nel senso che la paleo è nata proprio perché è antinfiammatoria, quindi per quello che mi riguarda tutti i cani dovrebbero mangiare paleo, ovviamente gestiti su di loro. In terza battuta c'è anche da capire se quel cane in particolare può mangiare quell'alimento. Ad esempio la mia non sopportava le carote. Cioè il 99% dei cani mangiano carote e non hanno problemi, addirittura in alcuni casi vengono usati per rassodare le feci, in altre case per smollarle, insomma i proprietari sono sempre preoccupati dalla consistenza delle feci, quindi va bene. La mia non le sopportava, non le ha mai mangiate, se le mangiava le vomitava, quindi proprio intollerante. No, qua invece ti devo dire, allora, la cosa che non tollerano evidentemente non esiste, cioè tranne Margherita che non ama l'anguria, ma poi i miei sono proprio... veramente paleo, cioè tutto quello che paleo è incredibile per loro, perché allora, a parte che hanno sempre fame, cioè da che li dovevi pregare di finire quella, posso dire un francesismo, merda di crocchette, a che adesso, cioè in pratica appena muovi una ciotola sono lì, dici Aldo la sto mettendo via, abbiamo appena finito di mangiare, ma loro sono sempre pronti al nuovo pasto, sempre. Certo. Comunque c'è... si vede che a loro piace. Allora Silvia, io ho una battellata di domande perché abbiamo un sacco di pubblico, allora torno indietro così te le leggo un attimo. Vai. Allora vediamo un po', qua ci chiedono, aspetta che vado a recuperarle, ciao dottoressa, ti salutano tutti quanti, ciao dottoressa, ce la facciamo arrivare alle domande, ciao ciao ciao, tantissime. Allora faccio una domanda, siccome ne abbiamo parlato più volte e la dottoressa per me è lontana, mi hanno consigliato una dieta naturale con una dottoressa che sta dove porto il mio Ferdi, insomma il suo bulldog. Che cosa cambia dalla paleo? Tutto, posso rispondere io per te? Io non ho idea, non sapendo che cosa vengono consigliate, viene consigliato dalla collega, non so proprio che cosa cambia dalla paleo. Io posso allora, ma ti dico, tanti fanno la BARF e mi dicono cosa cambia proprio tra la paleo e la BARF. Allora, ci sono in rete, io credo, centinaia di articoli sulla differenza tra la paleo e la BARF, perché è la prima domanda che mi hanno sempre fatto tutti, per cui... ho scritto di tutto e di più. In due parole, così riassumiamo la differenza, è questo. Allora, la BARF ha dei principi che secondo me non sono attuabili nella realtà. Nel senso che, vi faccio un esempio. Allora, prendiamo la trippa verde. La trippa verde, che è uno dei principi della BARF, i barfisti la danno, diciamo, come integrazione sia enzimatica che di flora microbica, perché la flora ruminale, cioè la trippa verde è il rumine fondamentalmente. Certo. Ok, la flora ruminale è ricchissima di enzimi. Io sono assolutamente d'accordo con loro. Quindi se tu riesci a procurarti la trippa verde di un animale che fino a un minuto prima di essere ucciso pascolava libero e sceglieva lui che cosa voleva mangiare, non prendeva farmaci, non prendeva concentrati, non ha fatto il finissaggio con i cereali, non ha fatto un giorno di stalla, quella trippa verde gliela do anch'io, la mia. È perfetta, chiaramente, è perché si è mangiato
tutte cose naturali. Sì. Il problema di fondo è che la trippa verde che viene trovata è quella di un animale che, anche se ha mangiato biologico, ha comunque fatto una fase della sua vita a mangiare cereali o concentrati, per una questione di produzione delle bistecche proprio. Quello certo. Chiaro. A quel punto, oppure se non fa bistecche, di ottimizzazione della produzione di latte. Mm-hmm. Quella trippa verde lì non ha le stesse caratteristiche di quelle che vengono trovate in natura. E questo certo. È un esempio. Spesso è controproducente. Mm-hmm. Secondo un altro esempio che vi posso fare, in natura il lupo, il cane, uccide la preda, apre l'addome e mangia gli organi interni, scusate l'orario, però. Però è così, è il loro pranzo, no? È il loro pranzo. Siccome di fianco agli organi interni passano le grandi vene, grandi, grosse, quindi le arterie importanti piuttosto che le vene importanti del corpo, quando mangiano il fegato è un po' difficile riuscire a mangiare il fegato togliendo il sangue. Quindi in realtà certo. Mangiano e bevono. Quindi riescono a bilanciare benissimo l'apporto di fosforo con l'apporto di calcio assorbibile, che non è quello presente nelle ossa, è quello presente nel sangue. Esatto. Ma la nostra carne e il nostro pesce sono tutti dissanguati. Chiaro. Quindi, perché altrimenti arriverebbero putride a noi. Assolutamente. O scegli l'opzione A, prendi una gallina viva, la metti in giardino e poi succeda quello che deve succedere. La mia avrebbe fatto amicizia con la gallina, te lo dico. No, la tua vera penso che l'avrebbe uccisa, ma poi non avrebbe saputo come mangiarla perché ci sono. Che fatica terrifica. No. Oppure devi riportare a quello che è la realtà un'alimentazione che sulla carta va bene, è corretta. Certo. Solo che se unisci questo al fatto che gli animali sono stati poi selezionati, i cani sono stati selezionati, quindi hanno delle carenze enzimatiche, hanno degli sviluppi enzimatici, hanno delle capacità di digerire un alimento piuttosto che un altro, certo. Viene fuori che ti allontani veramente tanto. Chiaro. Quindi in realtà la paleo è l'evoluzione della VAR, cioè è il riportare alla realtà attuale e bilanciare correttamente quelli che sono dei principi che in linea teorica sono molto corretti. Esattamente, che è un po' anche il discorso delle ossa, no? Il fatto che non ci siano le ossa nella paleo, proprio perché sì. In realtà uno dice, ah, però nell'osso c'è il calcio, sì, ma c'è il calcio. Allora, l'osso, no? L'osso in realtà mi dispiace che non si possa utilizzare l'osso nella paleo. Ricordami, perché poi volevo anche dirti del discorso dei carboidrati, perché non è vero che la paleo non ha carboidrati, non ha i carboidrati che infiammano il pancreas e che alterano la permeabilità intestinale, ma gli altri carboidrati ci sono, perché la paleo è bilanciata, non è un'iperproteica, assolutamente, certo. È bilanciata tra carboidrati, proteine, grassi, sali minerali, vitamine e compagnia bella. Tipo la farina di castagne rientra nei carboidrati? Tipo ad esempio, sì, okay. Assolutamente sì. Dunque, ti stavo dicendo il discorso delle ossa. A me dispiace molto perché l'osso è importante che il cane se lo sgranocchi, perché la masticazione è estremamente importante. Però un conto è darlo come extra con tutte le accortezze del caso, ok? E un conto invece è utilizzarlo all'interno dell'alimentazione pensando di poter integrare. Cosa sta integrando? L'osso è composto in equilibrio di calcio e fosforo e sono in equilibrio tra di loro. L'alimentazione cruda deve essere in equilibrio tra calcio e fosforo, però il fosforo viene preso da carne e organi in prevalenza, certo. E il calcio viene preso in prevalenza dal sangue. Quindi se l'animale si mangia la preda intera, allora ovviamente avrà anche il sangue. Benissimo, lì siamo in equilibrio. Ma se c'è uno smembramento di queste cose, per cui la carne sì, il sangue no, non sto confiando di bere sangue, intendiamoci. No, adesso ho visto il commercio anche delle cose terrificanti, delle buste di sangue, dove c'è sicuramente una componente di calcio, posto che il calcio precipita, vabbè. Ma la mia anestesista è passata e mi ha guardato e mi ha detto, ma sai quanto anticoagulante c'è dentro quella roba lì? E c'è ragione, e non ci avevo fatto caso, è vero. Vabbè, perfetto, ti stavo dicendo. Le ossa in realtà portano con loro un problema molto più grave, che passa sotto il naso senza essere visto, perché sono tutti preoccupati dal fatto che scheggino, che chissà che cosa non fanno. In realtà l'osso però è un tessuto di deposito. Cosa significa? Che se io assumo una sostanza tossica, il mio corpo, per renderla inoffensiva, la mette nell'osso, perché le ossa sono tessuti che non vengono rimaneggiati continuamente, a meno che non ci sia una frattura. In parte vengono rimaneggiati anche loro, però molto meno rispetto a tutti gli altri tessuti. Il che significa però che se tu al tuo cane fai assorbire quelle ossa, posto che non le riesci a assorbire, però gliele triti, gliele prepari in modo che possa alimentarsene, si assimila anche tutto quello che nelle ossa è stato incarcerato. Certo, certo. E tutto quello che è proprietario discorso, delle ossa. Un conto è la realtà e un conto è come viene riportata. Sono due cose diverse. Poi mi chiedono perché il pane no? Allora, il pane... In realtà il pane no, non è un problema, il problema è la farina di cui è composto il pane, perché se tu fai un pane con la farina di castagne, taglielo, va bene. Okay. Ok.
Il problema è che i cereali contengono delle sostanze che alterano la permeabilità dell'intestino. Quindi, alterando la permeabilità dell'intestino, danno una reazione infiammatoria sul sistema immunitario che si trova sotto. E di conseguenza non possiamo usarlo. Né pane, né quesini, né fette biscottate, né cracker, né taralli, tarallucci o comunque altra derivazione sul tema. Una domanda che mi è arrivata durante la settimana era: allora, il mio cane ha avuto una brutta piodermite dovuta all'alimentazione scorretta. Come faccio adesso a sapere che cosa le fa male e che cosa no? Alimentazione scorretta, che in che senso alimentazione scorretta? Nel senso che la mattina, quando lei faceva colazione, alla sua bulla faceva fare colazione con le stesse fette biscottate sue. Poi pranzo e cena croccantini. Qual è la Allora, domanda? e qui altri mi dicono: ma se a me un alimento non fa male, perché al mio cane fa male? Io te le metto insieme perché secondo me più o meno potrebbero rientrare nella stessa categoria. Allora, perché al mio cane fa male una cosa che non fa male a me? Perché tu non sei un carnivoro, predatore, come il tuo cane. Perché tu non fai parte della famiglia dei canidi e lui sì. Quindi siamo differenti, abbiamo bocche diverse, abbiamo denti strutturati in modo diverso, abbiamo una fisiologia e un'anatomia diversa. È il motivo per cui tu non mangi le crocchette per cane. Oddio, magari in teoria, tipo io, no. Ad ogni modo, detto questo, cioè, sono proprio, siamo due specie differenti, quindi non possiamo mangiare la stessa cosa. Questo è un dato di fatto. La seconda cosa è: il mio cane ha avuto una brutta piodermite dovuta all'alimentazione. Bisognerebbe fare una diagnosi prima di tutto, perché le piodermiti possono avere 50.000 cause, soprattutto nei bulli, veramente tante. In comune hanno generalmente un abbassamento delle difese immunitarie. Però che cosa origini questo abbassamento qui va indagato. Una volta indagato fai una diagnosi corretta e a quel punto puoi capire se è alimentare o se non lo è. E qui è stato proprio fatto già un controllo, effettivamente era alimentare, perché allora se è alimentare, sono rientrati i problemi al cane. Perfetto, significa che quello che ha mangiato gli ha dato fastidio. Se non sa che cosa è stato, tenesse un diario, la prossima volta che si ripresenta riesce ad associare le due cose. Esattamente. Poi un'altra cosa mi chiedono, perché nella dieta naturale servono degli integratori? Guarda, in parte ti ho già risposto prima, perché in realtà andrebbe benissimo se tu potessi riprodurre la stessa dieta naturale, cioè la preda viva, il giardino, il cane. Io il bernese, amicizia con la gallina, è un casino perché mi diventa vegetariano, capisci? Anzi, il veganesimo, ed è un problema questo bilanciare in un cane. Allora, io non amo gli integratori, cerco di usarne il meno possibile. Amo molto i fitoterapici, cioè le erbe, perché i lupi in natura riescono a scegliersene da solo e sono stupende. Però gli integratori non piacciono nemmeno. Io ho tutta la lista delle erbe paleo che fanno bene ai cani, me le sono ma scritte che tutte. Brava. Me ne sono scritte tutte. Super. Gli integratori non mi piacciono molto. Il problema è che non è possibile con gli alimenti, solo con gli alimenti, riprodurre un'alimentazione naturale. Io gli integratori che utilizzo sono il calcio per il discorso del sangue, che deve essere in equilibrio col fosforo, deve essere in equilibrio per una serie di altri sali, però gli altri sali si riescono di riffo o di raffa a gestire con l'alimentazione. Questi certo. sono e l'altro integratore che reputo fondamentale sono gli omega 3, perché gli omega 3 sono antinfiammatori e devono stare in equilibrio con gli omega 6 all'interno della carne delle prede, ma tu non li allevi. Non hai il controllo sulla quantità di rapporti di omega 3 e omega 6 all'interno della carne, quindi puoi solo integrarlo. Ovviamente vai in questo modo a rendere la dieta bilanciata, perché esatto. a dare quello che manca da lì. La rendi naturale, la rendi come fosse in natura, sì. Esatto. Poi qua mi chiedono: meglio dieta casalinga, però fai da te, perché non hanno modo di farsi seguire, oppure un buon prodotto industriale? Allora, mio malgrado, devo dire che è meglio un buon prodotto industriale, perché almeno tamponiamo le gravi carenze, perché purtroppo ci possono essere, soprattutto nelle diete naturali, delle carenze importanti. Quindi se non vengono bilanciate, un animale si ritrova, un cane si ritrova a mangiare sbilanciato per la maggior parte della sua vita, e questo è un problema. Così come si sbilancia l'alimentazione industriale dando un po' di naturale. Esatto, infatti, è importante non mischiare, giusto? No, non mischiare assolutamente. Scegliete piuttosto un buon prodotto industriale, sapete che è la meno peggio, va bene, però che sia così. E che, altra cosa importante, sul prodotto industriale ci sia scritto mangime completo per cane. Perché se non c'è scritto, in Italia c'è una legge che dice che sui mangimi, se sono bilanciati ed equilibrati, ci deve essere scritto completo. Significa che tutti i sali sono stati
bilanciato correttamente. Okay. Se non c'è scritto completo, mm-hmm. gli altri mangimi sono definiti complementari, solo che non c'è l'obbligo di scrivere complementare, per cui ti ritrovi con scritto mangime semplice, mangime naturale. Ah, guarda, io non sono proprio esperta, sai che a casa mia non entrano proprio, quindi... Io di necessità virtù, ma l'alimentazione, il mangime deve essere completo, ricordatevi, perché se è completo, allora... diciamo che ti puoi gestire tutti gli effetti negativi dell'alimentazione industriale, ma perlomeno hai quello positivo, cioè l'equilibrio. Certo, esatto, perché deve essere. Qua tanti stanno scrivendo, io mischiavo ed è un danno, giusto? È un danno perché è l'unica nota positiva, no? Assolutamente, l'unica nota positiva dell'alimentazione industriale è che è bilanciata di sali. Se la vai a mischiare con quella casalinga la sbilancia. La sbilanci, quindi è fondamentale che l'alimentazione sia bilanciata, giusto? Sì. Che in realtà anche per noi dovrebbe essere così, quindi siamo focalizzati, Valacchia ha appena pranzato, quindi stiamo molto focalizzati. Benissimo, esatto. Poi, allora, una cosa importante, un'altra che mi chiedono, qua abbiamo già risposto prima, era perché ogni cane deve avere la sua dieta specifica, perché chiaramente perché ogni cane è a sé. Poi, è vero che i cani con la paleo dimagriscono? Questo te lo dico perché hanno visto i miei, che sono partiti, cioè tipo la Teodora è partita che era una pallina che rotolava, e poi ha fatto un momento invece che è diventata una ciugina. Allora, con la paleo tendenzialmente i cani dimagriscono, assolutamente sì, nel senso che perdono il grasso, mentre aumentano la massa muscolare. Quindi spesso non perdono peso, il caso del... capisci che la tua era un filino curvi. Un filo, eh? Proprio un filo. Adesso guarda che è magrissimo. Adesso è uno spettacolo. Assolutamente sì. Allora, guarda, ti faccio l'esempio della Memole. La Memole, quando aveva 2 anni e mezzo, mangiava crocchette. Nello specifico mangiava un... La Memole, ve la presento, è lei. Amore della mamma. Guarda sì. Bella. Bellissima. La mia Memolina, quando aveva 2 anni e mezzo, mangiava crocchette, mangiava un mangime per dimagrire, non faccio pubblicità, però un mangime specifico per perdere peso. Pesava 36 kg, era sovrappeso, perché è un bernese abbastanza bonsai, diciamo così, abbastanza piccolino, e mangiava 150 grammi di crocchette al giorno, una miseria, cioè veramente c'era da stringersi il cuore. Quando ha cominciato a mangiare paleo, lei ha cominciato a mangiare paleo per un problema renale gravissimo, non tanto per farle perdere peso, però io sono arrivata al punto che non sapevo più che cosa fare, ho dovuto ricominciare a studiare alimentazione per cani, se no non mi ci sarei messa, però la motivazione fa tutto nella vita, si è ammalata la tanto mia. Tanto le hai regalato altri 10 anni, le hai regalato. Amore di mamma, altri 11 anni e mezzo. 11, anzi, ho sbagliato di un anno, perdonami. Vero, mia bimba. Quando ha cominciato a mangiare paleo, lei... mangiava mediamente 1 chilo di roba, più o meno, è diventata 29 kg, che vuol dire 7 kg meno, però ha aumentato tantissimo la massa muscolare, quindi in realtà di chili ne ha persi di più di 7, però ha perso il grasso. Quindi è dimagrita nel senso che si è asciugata, ha aumentato la massa muscolare, mangiava meglio, è stata meglio, è stata tutta la sua vita tra i 29, 28, 29 kg, più o meno lì. Quindi. Sì, sì, beh, oddio, è che è un po' quello che ha fatto la Teodora, perché anche lei è scesa, però intanto adesso tutti quanti quando vedono lei e Margherita, vabbè, Aldo già che ha ricominciato a camminare, che si muove, che corre, perché adesso corre come un pazzo, l'unica cosa deve un po' mettere a punto i freni perché lui si schianta, non è adesso ancora proprio nella frenata di Aldo. Va bene, va bene. Deve affinare un filo la tecnica. Però dico, Teodora e Margherita, me lo dicono sempre, tu c'hai 2 levrieri travestiti da bulldog, perché effettivamente hanno una muscolatura e corrono come 2 pazze, ma come 2 pazze. E questo da quando fanno la paleo, perché prima erano tutta una... Una preforta. Un cambiamento da così a così. E poi quello che... Io, tu, nel tuo gruppo di Facebook, la dieta paleo, la salute passa dalla ciotola. Questa cosa è verissima, perché allora, possiamo sempre fare il mio caso, allora Teodora la lesmaniosi. Lesmaniosi che noi stiamo tenendo sotto controllo totale con l'alimentazione, perché tu lo sai che c'è anche, insomma, quello che io chiamo il professor Lesmania, che insomma è il massimo conoscitore di Lesmania in Italia, e dice che non ha mai visto un cane reagire così bene come lei, ma perché l'alimentazione ovviamente le sta talmente rinforzando il sistema immunitario, che quindi cosa c'è di meglio del sistema immunitario per lottare contro una patologia? Credo non sia. E quindi diciamo che tante, ammettiamo sempre Teodora nelle condizioni di poter combattere, almeno esatto, esattamente, cioè perlomeno il suo sistema immunitario viene stimolato a combattere quando serve, non lo fai lavorare perché deve digerire un alimento, no? Giusto? Esatto. Ecco. Brava. Poi, qualcuno ha scritto, dottoressa, lei mangia paleo?
Allora, io direi di stare molto focalizzati sull'alimentazione del cane. Ma in realtà io ho seguito la dieta paleo, sì, per un po' di tempo, un bel po' di tempo sono stata benissimo. A onor del vero io mangio paleo, sì, in linea generale, poi ci No, sono anche perché allora, limitati. beh, io per l'amor del cielo, io non mangio carne, quindi anzi, io dico sempre sono una coraggiosa a maneggiare polmoni, fegati e quant'altro, ma Assolutamente sì. per amore si fa, Sì, certo. quindi anche l'amore passa dalla ciotola, permettimi una piccola postilla. Verissimo. E dicevo, molti mi chiedono, non è uno sbattimento cucinare e preparare la paleo? Io dico no, perché allora io la prima volta che ho dovuto preparare la paleo mi ricordo che mi sono detta, maledetta me il giorno che mi è venuto in mente, ora in 4 ore, perché è questione di organizzazione, preparo un mese. Sì, certo. Perché devi solo darti una regola. Infatti questa qui poi sarà una cosa, farò un'altra diretta dove proprio farò vedere in cucina come si prepara la paleo. Per la paleo senza stress, paleo sì, stress no, e lo farò, e infatti poi se te la vorrai guardare mi farà piacere perché veramente, cioè, Tanto io sono volentieri. diventata velocissima a prepararla, e Mazza. cioè, io la sera scongelo, la mattina mangio, non abbiamo finito, cioè tutto lì, quindi, e sono Mattina, contenti e sì. stanno benissimo. Guarda, anche io con la mia non mi sono mai posto al problema. In realtà, partendo dal presupposto che la dieta deve fare bene, oltre che nutrire, deve proprio fare bene, la mia Sì. mangio la paleo, punto, fine della frase. Dopodiché te la rendi più comoda, perché sicuramente più comodo di fare così e mettere dentro le crocchette nella ciotola, non c'è niente. Però sai, anche aprire il freezer, tirar fuori, lasciare scongelare la mattina e glielo dai, non è poi tanto Ma diverso. va, Quindi figurati. si tratta proprio di organizzare le cose, Ma sì. poi è proprio la soddisfazione nel vedere il cane che, cioè, tu fai 3, 2, 1, finito. Pronti? Cioè, una volta fai anche solo uno finito, perché comunque già al 3 loro ti dicono, ok, la ciotola, e ti guardano, come per dire, posso averne ancora, per favore? E vabbè, qua mi chiedono, L'antipasto va bene, adesso si mangia. esatto, quando si mangia? Qua mi dicono Ferdinando, che è un bulldog, riceve metà omogeneizzato del bambino ogni giorno perché fa il pazzo. È un male? Allora, ci sono una serie di cose sbagliate in questa frase. Riceve qualcosa perché fa il pazzo è sbagliato, ovviamente. Certo. L'omogeneizzato del bambino dipende che cosa c'è nell'omogeneizzato del bambino, sempre la solita storia. Non dipende dal fatto che è del bambino piuttosto che che è omogeneizzato, ma che cosa è stato omogeneizzato lì dentro. Certo, poi ci sono ovviamente i tuoi, anche tutti i tuoi pazienti che arrivano, Marzia di Big Apple, piuttosto che Federica, alla mia Vilma con una grande forma di BD, ha allungato la vita di 3 mesi, piuttosto che Sara dice il mio Max è rinato grazie alla palio e alla super professoressa Silvia Cattani, e io lo dico anch'io perché ne ho 3, quindi Luisa dice le croppie ci davano problemi, con l'alimentazione casalinga abbiamo risolto alcune problematiche, ma le orecchie sono pessime, continua il cerume e la malassezia. Approfondiamo, andiamo a fondo della questione, perché io sono pienissima, pienissima, pienissima di bulldog che in realtà hanno reazioni ambientali, coperte dalla reazione alimentare, bollate tutte come allergia alimentare. Io però, tra tutti i miei pazienti che ho, e ne ho veramente tanti che seguono la paleo, ne ho 6, tra tutte le razze 6 che hanno reazioni allergiche alimentari vere. 6, E tutte le altre invece sono Sono ambientali. ambientali, sì. Sono ambientali, sono intolleranze, sono reazioni crociate, quindi andiamo a fondo della questione. Ma esistono test che effettivamente ti fanno capire se esiste la reazione ambientale? Sì, gli ambientali sono abbastanza attendibili, eh. A me Mentre l'unica quelli alimentari cosa no. che più che altro, gli alimentari sono complicati perché ci sono vari tipi di allergie e spesso la sintomatologia da intolleranza è simile a quella dell'allergia, ma poi ti risulta una negatività. Quindi è un po' complesso perché ci va di mezzo la permeabilità di membrana, l'immunità di membrana, per cui risultano spesso poco attendibili perché in realtà sono complessi. È molto difficile farli, è molto difficile interpretarli proprio. Mentre quelli ambientali sono estremamente più lineari, soprattutto adesso che andiamo verso la primavera. Se avete un sospetto di allergia ambientale, fate i test. Non è necessario che facciate tutti i test specifici di tutte le allergie presenti, ma solo se c'è o se non c'è, perché poi si lavora con gli immunoregolatori. Basta sapere se esiste. Cosa sono gli immunoregolatori? Scusa È l'ignoranza. una nuova classe di farmaci che non hanno effetti collaterali se non per il portafoglio proprietario. Ah, vabbè. Sono i guardi Quello proprietari. diciamo che nel momento in cui prendi un bulldog, il portafoglio è una cosa che dici, ok, tieni, lo dai a lui con le chiavi della macchina e tutto il resto, quindi hai fatto. Praticamente c'è un mio collega che una volta ha detto a un proprietario di un bulldog: complimenti, ho comprato una Ferrari. Che gli fa, ma che auguri alla Sicuramente. Madonna! Quasi! Però serve a volte l'intervento della Madonna, mettiamocela tutta, va Vero, bene vero, allora. vero, vero, assolutamente.
Poi mi chiedono qua, però mi viene da rispondere quasi a me. Allora, un veterinario a Brescia bravo che si occupi di paleo. Io non credo che ce ne siano molti che si occupano di paleo, giusto? No. No, non ce ne sono molti. In realtà ce ne sono. Però Brescia Monza lo puoi fare. Io mi faccio cavadetti in Tirreni Monza, 850 km. Brescia Monza si fa in posto arrivato. Ecco, perfetto. Giusto. No, può fare di andare direttamente dalla Silvia, così vai da chi effettivamente questa... La studiata fino dall'inizio. Qualcuno mi chiedeva che ha visto questo. Si può comprare il tuo libro, Silvia? Allora, sì, dovete chiedere informazioni alla Discovery Dog, info@discoverydog.it. Dopo vi mando, vi faccio io un recap e vi metto l'indirizzo dove potete chiederlo. E poi mi chiedevano un'altra cosa. Tu hai un calendario, perché qualcuno sa che tu ti sposti anche che non sei solo a molti. Hai per caso un calendario di quelle che sono le tue trasferte, quindi dove eventualmente in Italia si può ritrovare? Perché allora su Facebook, so che su Facebook che ti vorrebbero. Allora considera questo, che il calendario non lo gestisco io, quindi sono l'ultima a cui chiederlo. Ok, però vabbè, so... Michele, io sono il numero di Michele, eh. Ottimo, perfetto, molto bene. Non di notte, ti prego, perché... Tranquilla, no, di notte tendenzialmente dormo anch'io. Molto bene. No, ti dicevo, su Facebook vengono sempre pubblicati tutti gli eventi, quindi se seguite Facebook li trovate. Sul mio sito anche... silviacattani.it, se ci sono, altrimenti appunto contattate la clinica che vi dicono dove sono. No, anche... Perché io adesso ve lo dico proprio io, ma ve lo dico da paziente, cliente o come mi volete chiamare, in realtà è fondamentale che vi veda i cani, è proprio fondamentale, perché una volta visti i cani, poi lei vi fa una dieta così, voi praticamente facilissimo, perché ogni giorno darete un alimento di ogni tabellina al vostro cane e cambierete ogni giorno, praticamente la cosa bella è che loro non mangiano mai uguale e quindi comunque non fanno neanche tempo a stancarsi delle cose, perché quello che dicevamo anche noi, qual è la cosa più facile per farsi venire un'intolleranza? Continuare a mangiare ripetutamente. No? Quindi vi fate il pieno di quante volte dicono, ah, ma il mio cane è allergico al pollo. Certo, se mangia pollo per 3 anni di fila, probabilmente anche allergico al pollo. Ecco, esattamente. Quindi quello, così come la dieta deve essere variata per noi, ovviamente lo deve essere anche per loro. Ah, certo. Infatti qua mi scrivono, ci sono veterinari che fanno la paleo, ma di Silvia ce n'è una sola, Bailey se mamma si facciano. Poi scrivono, mi chiedono la differenza tra il crudo e il cotto, perché il crudo, perché il cotto e se si può scegliere eventualmente a... Allora, in realtà è una domanda veramente complicata, nel senso che il crudo e il cotto hanno caratteristiche completamente diverse. Tendenzialmente, come linea generale, il crudo è più digeribile, quindi passa molto più rapidamente nello stomaco, il che non per forza è un bene, deve essere valutato, per questo che è importante che venga visto il cane, che sia veterinario. Si può scegliere? Assolutamente sì, io spesso do delle indicazioni di massima, tipo per questa patologia, per questo cane preferirei il cotto. Piuttosto esatto. Che per questo cane preferirei il crudo, poi il proprietario guarda così, no, te prego, no, vabbè, allora facciamo cosa preferisce. Già se passiamo in paleo è già un inizio, poi mano a mano uno ci prende la mano e dice certo. Io ad esempio su tre, tu sai, vabbè, Margherita la gestisce la mia mamma perché sta con i miei, lei fa cotto, Teodora fa cotto, Aldo fa crudo, quindi comunque in base a quello che tu hai visto e a quello che ci hai suggerito,
spirito quello facciamo. E la mia mamma continua a fare sempre il brodo per la Marghi, perché se con la lingua a lei continua a fare anche questo Perfetto. Problema. Comunque, Silvia, io guardano. Cioè, anzitutto ti ringrazio, perché comunque mezz'ora ti avevo chiesto, non ti voglio rubare più tempo. Io ti ringrazio veramente tantissimo, perché sei stata, vabbè, oltre che simpaticissima, gentilissima come sempre, ma utilissima. Io adesso sicuramente, vabbè, questa diretta è l'unica, ragazzi che seguite, ve lo dico, che adesso riprenderò, e poi la troverete sia sulla, come si chiama, Instagram TV, e anche su YouTube, poi andiamo a caricarla, quindi te lo passo, Silvia, così anche tu te lo puoi mettere su. Assolutamente, certo, certo. Ecco. E, cos'altro ti dico? Non lo so se non ti disturberemo più, perché comunque se un'altra volta hai un po' di tempo, magari una volta poi mica sempre, ecco, che abbiamo fatto mentre locale. Veniamo a trovarti di nuovo in clinica, e penso di averti fatto tutte le domande, perché veramente me ne avevano scritte tante. Io ho già detto che adesso io mi fermo, ti saluto, mi fermo ancora un attimo, che se qualcuno vuole chiedere qualcosa per quella che è la mia esperienza, ovviamente posso dirlo, e poi sono sicura che qualcuno verrà a trovarti a Monza, e che poi ti verremo a trovarti anche appena scendi un pochino più giù. Io tanto arrivo. Tanto volentieri. Io tanto le sai che arrivo. Poi Marghi ormai sappi che se Marghi avrà un problema anche solo non di palio, è diventata tua paziente, perché ora che vive fissa in Lombardia. I miei vengono solo da te. Perfetto. Un bacio. Grazie ancora, Silvia. Ciao, ciao bella, grazie. Ciao, ciao.